CS Intermediazioni sul nostro territorio, che è il territorio di Sulmona, rappresenta un punto di riferimento per la rivendita di materiali edili in genere. Poi abbiamo la produzione del calcestruzzo, quindi un impianto di produzione, e abbiamo anche una lavorazione del ferro per cemento armato. Seguiamo la vendita dall'inizio alla fine perché abbiamo anche uno showroom per i prodotti finiti, quindi arredo bagno e quant'altro. La scelta di produrre calcestruzzo è nata da lontano, perché inizialmente noi facciamo anche impresa edile e nacque la necessità di impiantare un impianto di calcestruzzo per poter fare le nostre costruzioni. Da lì poi l'impianto è diventato definitivo, chiaramente si è adeguato con i tempi e da lì è nata la produzione del calcestruzzo che copre ormai l'intera zona. L'attività dell'impianto di calcestruzzo è gestita direttamente da noi, quindi abbiamo mezzi tutti di proprietà. Abbiamo anche una cava dalla quale è possibile attingere del materiale che poi viene lavorato altrove e viene impiegato come materia prima nella produzione del calcestruzzo. Per quanto riguarda le imprese edili che gravitano intorno alla nostra rivendita, è importante, quindi ci viene richiesto il prodotto Heidelberger, soprattutto perché conoscono la provenienza del prodotto stesso, che è della nostra zona, se vogliamo così, quindi nella zona dell'Aquila, Abruzzo. Il reparto, diciamo così, che riguarda sia il calcestruzzo e sia la rivendita del materiale, possiamo quantificarlo intorno ad un buon 30% del fatturato globale.